In quel tempo Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Cos'è il giogo? Il giogo è un dispositivo concepito fin dall'antichità per la trazione animale che, applicato alla parte interiore del corpo di uno o più animali da tiro, ne permette la sottomissione. Come giogo si intende anche la condizione di assoggettamento a qualcuno. Si dice infatti imporre un giogo. Quindi da questo deduciamo che Gesù nel Vangelo, parlando di giogo, ci chiede una sottomissione a lui. Infatti ci dice: «Prendete il mio giogo sopra di voi». Bene. Ora però questo giogo non è pesante, non è opprimente. Anzi, dice Gesù che è un giogo dolce. Non è il giogo imposto dagli scribi e dai farisei e dai dottori della legge che percorrono il mare e la terra per fare un solo proselito e lo rendono figlio della genna, e che caricano gli uomini di pesi insopportabili e loro non li toccano neppure con un dito. No, il giogo di Gesù è dolce. Gesù invita stanchi e oppressi a prendere il suo giogo, come dire: «Lasciatevi sottomettere da me, allora troverete ristoro». Ma gli uomini non si vogliono sottomettere a Dio, rivendicano la loro libertà, la loro autonomia, non hanno voglia di portare nessun giogo. Ed è così che si ritrovano a perdere tutto, perché diceva Dostoevskij: «Chi non si inginocchia di fronte a Dio, si inginocchierà inevitabilmente di fronte agli uomini».